Tutto pronto per iniziare la nuova settimana di Sbordone League. Iniziamo con il match delle 16, Yoga Malito contro International Under League. Sfida importante per queste due squadre, divise soltanto da un punto in classifica. 7 punti per lo Yoga Malito, 6 per l'International in 4 partite, mentre per lo Yoga Malito 7 punti in 6. Quindi match importante anche per iniziare a decifrare e possibili obiettivi reali di queste due squadre. Subito Lombardi recupera il pallone per Yoga Malito, prova il tiro. Formazioni con l'International che schiera Frank Natale a porta, poi difesa Ciccariello, qui subito in difficoltà, Spiezia si gira, chiuso però da Lippiello, quindi Ciccariello, Pezzullo e Feleppa, difesa Carlo Perfetto insieme ad Ascione e Lippiello a centrocampo, Puglia in questo momento parte avanti, a disposizione anche Toni Donadoni, mentre subito il sinistro di Perfetto, lento, non pericoloso. Spiezia allarga troppo per Ascolesi. È arrivato anche Mattera a disposizione per l'International, mentre invece per lo Yoga Malito Cardone a porta, poi difesa con D'Angelo, Caliò e Rosano. Poi leva Ascolesi, Spiezia e davanti Lombardi a disposizione il capitano Lombardi e anche, attenzione, intanto Ciccariello deve chiudere. Feleppa addosso l'avversario, palla che non esce, Lombardi lo mette in difficoltà, recupera, poi è laterale. Perfetto, allontana, ma la palla è di Leva che in mezzo al campo non riesce a calciare. D'Angelo si allarga, poi la rimessa è sua. Marco. Testa di Ciccariello, Lippiello prova ad arrivarci, D'Angelo chiude, la palla è uscita. Perfetto, palla per Feleppa. Destro, ribattuto, Ciccariello di testa, palla che esce. Vai, recupera! Matera in pressione su Rosano che alla fine torna indietro rischiando, c'è Puglia! Esce Cardone, poi leva. Cambio gioco, Pezzullo chiude, c'è Cario chiuso da Perfetto, l'ultimo a toccare anche lui, laterale per l'International. D'Angelo. Palla persa, Mattera, c'è fallo. Perfetto, col sinistro. Batte lui, palla che gira abbastanza ma c'è deviazione, rimessa laterale per l'International. Feleppa, Lippiello, palleggia, poi non riesce a calciare. Pezzullo mantiene il pallone in campo, perfetto, di nuovo il Pezzullo, recupera Ascolesi, allora Caleo in profondità, Spezia di tacco, Ciccariello chiude, laterale per lo Yoga Malito. Leva, protegge col fisico, passa in qualche modo, poi palla sotto le gambe dell'avversario per servire Spezia, però non può arrivare per la chiusura ancora di Ciccariello, palla dentro. Feleppa, Ciccariello in due a chiudere, alla fine palla recuperata da Mattera, poi un rimpallo, Pezzullo allontana senza pensarci troppo. Angolo per lo Yoga Malito, Ascolesi in mezzo, palla che rimane sul limite, il tiro al volo di Cario che passa vicino al palo. Ascione, palla per Perfetto che cerca di lanciare Ascione, palla troppo lunga. Pesa, cambia gioco, troppo forte per Spiezia, rimessa laterale per l'International con Pezzullo.
palla verso Matte, era troppo lunga anche questa rimessa. Leva di prima per Spiezia che va via con il sombrero, gran giocata, poi palleggio, palla dentro, Lombardi può appoggiare fuori dove c'è Leva che può caricare il tiro, si ferma, cerca l'imbucata, trova compagni, e allora Lippillo, poi Lombardi, il capitano appena entrato, tocca dito per Cardone che gestisce con i piedi, con calma, allargando ancora su Lombardi. Palla centrale, Ciccariello, Feleppa, Ciccariello, Natale, che con l'esterno prova a fare il lancio lungo, trova anche Ascione che la mantiene in campo, Lombardi chiude, Leva, va via, poi chiuso, e allora Carlo Perfetto, può ripartire lui, allarga per Ascione, stop, cross in mezzo per Lippiello, che tutto solo davanti alla porta non trova l'impatto col pallone, si resta 0-0, grande occasione però per l'Internation. Ciccariello in chiusura, poi Spezia, si ferma, centrale per Capasso, anche lui appena entrato, va via Cario con un buon numero, Pezzullo non lo chiude, il sinistro, Frank in angolo, arriva il cross di Capasso, basso, allontana Pezzullo, fuori, Lombardi in avanti alla cieca, perfetto, palla dentro, c'è la chiusura di D'Angelo, è entrato anche Tony Donadoni per l'International, esce però bene lo Yogamalito dal pressing dell'International, palla allargata su Capasso, uno contro uno con Pezzullo, Capasso prova a passare, non guadagna il calcio d'angolo per l'ottima chiusura di Pezzullo che mette in laterale, e allora con le mani arriverà la palla lunga in mezzo, testa, anzi no, di Lombardi che però fa fallo su Capasso, Pestone, anzi su Ciccariello. Frank lungo, Leva col petto, Donadoni dietro di lui, poi perfetto, Ciccariello e Pezzullo in chiusura in due, si ostacolano un po', rimessa per lo Yogamalito, Lombardi. Occhio qui le chiusure sempre in due, un po' confusionarie, poi Calliò, pallone per Capasso. Va via Pezzullo, che però ritorna ancora, alla fine Ciccariello anche, si continua a giocare, Mattera, Donadoni, in mezzo a due, chiuso, la laterale è per l'International, oggi in casacca arancione, Mattera, perfetto, si gira, perfetto, si crea bene lo spazio, poi tocca per Ascione che non riesce ad arrivare, Lombardi contropiede, palla verso Capasso, un po' lunga, Capasso infatti controlla ma non riesce a mantenere il pallone in campo. Pezzullo, Mattera, prova il dribbling e va via, accelera ancora ma Lombardi lo chiude ma Mattera non molla, Donadoni tocca ma la palla arriva ancora a Lombardi, poi c'è Pezzullo che allarga ma trova solo la Calliò, solo Calliò che gestisce con calma, Leva, cambia gioco per Lombardi, chiuso da Ciccariello Junior, anche lui appena entrato dalla panchina, Leva, pressato sempre da due ma ancora una volta usando il fisico passa, poi cerca anche lo spunto su un avversario, non ci riesce, perfetto, protegge bene, si gira, tocca per Ciccariello, centrale per Donadoni, anticipato da D'Angelo, Lombardi in avanti, anche qui senza pensarci troppo, laterale per l'International, perfetto, porta palla, resiste, alla fine c'è fallo, perfetto, battere questa punizione col sinistro, secondo palo, Mattera non ci arriva per poco. Palla lunga, Capasso contro Ciccariello, Ciccariello chiude bene, poi su questo pallone, perfetto anticipato da Rosano, ancora Ciccariello di testa, Ciccariello Junior al vuoto, destro, che esce fuori dal campo. Frank lungo, palla per Tony Donadoni, controlla contro D'Angelo, si gira, palla centrale, Ciccariello non stoppa bene,
poi torna sul pallone, la rimessa è sua. Occhio qui, D'Angelo, Feleppa, Feleppa, destro ribattuto, occhio al contropiede con Spezia, può partire sulla destra, palla centrale, Matte la chiude, ancora Spezia, prova a passare, ci riesce con un po' di fortuna, poi il cross in mezzo, secondo palo, Rosano con, pensa anche al tiro, appoggia fuori per leva, anticipato, allora perfetto. Chiuso, fallo. Pezzullo, palla centrale per Toni che viene anticipato, perfetto, ecco ancora il pallone in profondità, sempre D'Angelo in chiusura, poi rischia, fondo. Ascolesi, si gira, accelera, palla sulla corsa di Rosano, palla dentro, Capasso, non calcia bene, Matera resiste e poi allarga su Feleppa che va avanti da Donadoni, controllo così così, provato a lanciarsi. C'è D'Angelo in chiusura che però rischia, non c'è nulla, si continua a giocare, D'Angelo, Rosano, doppio rimpallo, Ascolesi, palla centrale per Capasso, dribbling, poi rimpallo che lo favorisce, finta di tiro, allarga su Spezia, cross in mezzo, Pezzullo di testa, fuori. Pezzullo chiude, la palla rimane lì, Ciccarello di testa, Matte la allontana, Donadoni prova a controllare, si gira, ma viene chiuso ancora da D'Angelo, che prova addirittura il tiro, palla fuori. Frank per Matte, la palla che passa, Lippiello controlla, va via bene, prova a calciare, palla alta. Ascolesi, palla lunga, troppo. Perfetto, va via bene. Palla dentro, chiuso, passaggio in profondità. Ascolesi, porta palla, non sa chi darla, c'è D'Angelo, palla dentro, Ciccarello chiude, perfetto, Ascione, porta palla, poi cerca di lanciare Lippiello, c'è la chiusura di D'Angelo, Lombardi lungo, un incontro del Capasso. Feleppa, ottima chiusura su Capasso, porta palla, Feleppa, palla dentro, chiude male Rosano, Lippiello prova a girarla, deviazione, palla che arriva lenta tra le braccia del guardone, chiusura di Pezzullo su Ascolesi che poi ritorna e viene trattenuto. Palla lunga, Ciccarello a vuoto, Capasso, palla fuori. Feleppa, Ascione, perfetto, lancia Lippiello, palla buona, Lippiello sbaglia tutto, Matera, non c'è mani, allora si continua, Caleo, porta palla, Caleo, Ascolesi, passa su Pezzullo, poi chiuso anche da Matera, arriva sul pallone leva, finta, palla dentro, Matera respinge, Lombardi, porta palla, chiuso da Ascione che prova a ripartire, passa in mezzo a due, palla centrale per Perfetto un po' lunga, ci arriva, allarga per Lippiello, chiuso da Caleo, Matera, Pezzullo, Feleppa, chiuso da due, palla fuori,
Uomo, uomo! Ascione. Inciampa sul pallone. Scapasso prova a ripartire. Accelera lui. Allarga, chiude Pezzullo, ma c'è Ascolesi. Chiuso ancora Ascolesi, torna indietro da Rosano. Ancora Ascolesi. Supera il primo avversario. Doppio passo. Rientra Capasso. Calcia col destro. Palla fuori di poco. E finisce il primo tempo 0-0 tra Yoga Valito e International. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di Yoga Valito International. Risultato fermo sullo 0-0 dopo i primi 25 minuti. Matera proverà subito diretto a porta. Mette un po' in difficoltà Cardone, che deve mettere il calcio d'angolo. Prima occasione di questa seconda frazione. Angolo per l'International, va a battere perfetto. Arriva il cross, Matera non ci arriva per poco, Ascione non può fare meglio di così. Ciccariello in anticipo. Poi Rosano allarga per Ascolesi, campo di spazio, occhio alla sua velocità, punta, palla dentro, chiude Pezzullo, poi Ciccariello, perfetto, ancora Ascolesi, si gira, finta, prova la ruleta, si continua a giocare, Caleo, Rosano, palla dentro, Ciccariello allontana, occhio al contropiede con Lippiello che può partire, punta Rosano, rientra sul destro, prova addirittura il tiro. Impallato, arriva Ascione, cambia, poi Ascolesi leva Capasso, porta palla sulla posizione di Lombardi, chiude Pezzullo, leva, prova il cross ribattuto laterale, palla lunga in mezzo, Capasso prova a controllare, ancora Capasso, calcia male Pezzullo, Lippiello non controlla bene, Lombardi allontana, c'è perfetto, sale lui, prova addirittura il tiro, deviato in angolo, perfetto, palla dentro, testa di Matera alta. Rosano, palla dentro, Lombardi si gira, palla verso Spiezia col destro, deviata. No, fondo. Frank verso Lippiello, controlla, poi alza il pallone, sbagliando Lombardi, testa per Capasso che appoggia su Spiezia, uno contro uno con Pezzullo, inciampa sul pallone, Pezzullo può ripartire. Lunga verso Ascione che quasi controlla la palla, molto difficile. Caleo, super Ascione, c'è fallo anche, si continua. Caleo accelera, Pezzullo su di lui, il cross si spegne sul fondo. Frank gioca vicino sul perfetto, ancora Frank, palla in avanti su Lippiello, non controlla, poi D'Angelo insegue questo pallone, Lippiello lo pressa, D'Angelo su Rosano, esce bene lo Yoga Valito. Centrale ma sbaglia tutto Rosano, Matera per Ascione, che calcia ma... Spiezia, palla dall'altra parte da Rosano, potrebbe anche calciare, palla dentro su Lombardi che non controlla bene, Matera per ripartire, supera il primo avversario. Poi è chiuso da Spiezia. Laterale Yoga Valito con Rosano che gioca su Ascolesi. Prova il sombrero, poi testa, ma c'è Frank che protegge il fondo. Perfetto, ottimo lo stop. Poi supera Spiezia ma regala palla a Caleo. Spiezia ancora. Rientra Capasso addosso al compagno di squadra. Poi una serie di rimpalli alla fine ancora Capasso.
prova a passare, lo chiude Mattere, angolo. Fondo intanto, battuto veloce l'angolo, senza però risultati. Allora Frank. Andrà a lungo. Frank, palla verso Lippiello, anticipato da Caleo. Poi Pezzullo prova a lanciarsi. D'Angelo in chiusura, laterale per l'International. Poi a volo Lippiello, gran conclusione, palla fuori di poco. Rosano, palla centrale, 1-2 con Capasso. Arriva il cross, Lombardi, pallone che arriva alla fine a Ciccarillo che allontana. Palla dentro, Pezzullo a vuoto. Frank, lungo ma male. Allora Spezia, contro Ciccarillo che chiude. Con le mani, Caleo. Verso Ascolesi che spizza, poi il pallone è dell'International, Lippiello, c'è fallo. Perfetto, supera Ascolesi, c'è fallo, tutto pronto, arriva il fischio, perfetto, con il sinistro, prova a girare la barriera, palla che non è uscita di tanto, fondo, Caleo accelera sulla sinistra, supera il primo avversario, poi palla sulla profondità di Capasso che ci arriva, controlla, palla dentro, alta, Mattera non benissimo, Rosano si ferma. Gioca su Ascolesi, uno contro uno, finta, va sul destro, calcia Frank, poi Capasso, alto! Grande occasione per lo Yoga Malito, si resta 0-0. Frank, palla centrale per Perfetto, si gira, cerca il lancio lungo ma Ascolesi recupera. Poi il pallone verso Caleo, finta, allarga su Spezia. Cambia gioco, troppo forte anche questo cambio, rimessa con le mani per l'International, Filippa subito verso Mattera, occhio che parte lui, lo recupera Rosano, Mattera chiuso, troppo lento qui nell'arrivare sul pallone, Riccardo Cacà Mattera, molto, somiglia molto all'ex Milan. Pezzullo, lunga, perfetto, controlla come sempre in maniera perfetta. Poi però si addormenta, recupera Lombardi, Lombardi, si crea lo spazio, Lombardi calcia, Ciccarillo chiude, Filippa, perfetto, in avanti, chiuso, perfetto, protegge la rimessa, con le mani, gioca subito su Mattera, si gira, palla per Ciccarillo, in avanti per Lippiello, che prova ad andare lungo, ma il passaggio è troppo lento, Caleo, finta, supera Ciccarillo Junior, pallone per Capasso, calcia anche lui, Frank, e poi Pezzullo allontana. Caleo, fallaccio qui di Ciccarillo che travolge Caleo. Ascolesi prova a superare la barriera, ci mette la mano Frank. Ora arriva anche il cambio, è entrato Lombardi, posto proprio di Ascolesi. Angolo per Yoga Malito. Arriva il cross. Secondo palo, leva di testa, poi Capasso, alto ancora. Lippiello su questo pallone lungo, D'Angelo contro di lui, Lippiello la tocca ma non la mantiene in campo, è fondo. Lombardi, sale, poi cerca, lancio lungo, Pezzullo di testa, Lippiello. Finta, si gira ma se la porta fuori. Perfetto, Ciccarillo, ultimo uomo, Filippa in avanti di prima, buona la palla, Mattera la tocca di testa ma non riesce a dare forza, palla lunga di Cardone, Lombardi contro Pezzullo, si ferma, si gira, poi è chiuso, Donadoni, Mattera, Ascione non controlla, D'Angelo allarga ma male, è rimessa laterale per l'International, Filippa. Ascione, gira bene, prova a calciare, non bene, poi il lancio di Cardone,
Donadoni, palla dietro per Pezzullo, controllo di petto e palla in avanti così e così. Spiezia, se la allunga troppo, perfetto, lo chiude, riparte, se la porta con la sola, punta Caleo, palla sulla corsa di Donadoni, arriva sul fondo il cross che diventa un tiro perché con Cardone che liscia il pallone ma lo tocca, angolo per l'International, anzi no, laterale, Matera, controlla, può calciare, tiro alto. Caleo, sale lui. Super Ascione. Palla per Spiezia, ma c'è Matera. Poi la perde. Capasso sulla sovrapposizione di Caleo. Laterale. Palla in mezzo. Testa di Lombardi. Frank con non troppi problemi. Lancio verso Donadoni. Palla che passa, l'ha anche toccata Spiezia. È laterale per Tony Donadoni. Palla in mezzo. C'è, perfetto. Si gira, quasi inciampa sul pallone. Ancora perfetto, tiro ribattuto. Ascione non calcia, poi rientra sul destro. Il tiro arriva, Donadoni non riesce ad aggiustarla. E poi Ascione, tiro ribattuto. Feleppa. Rischiosa questa laterale, perfetto, chiuso da Lombardi. Lombardi, riparte lui, allarga su Spiezia. Palla dentro, buona per Capasso! Palla dentro, 1-0 Yokohama Lito. L'ha toccata Capasso, forse voleva essere uno stop, ma mette fuori gioco Natale. Ed è 1-0. Si riparte dunque 1-0 per lo Yokohama Lito che sblocca il match senza tirare in porta praticamente, perché quello di Capasso non era un tiro, era uno stop sbagliato. Occhio però a Leva che allarga, Spiezia sotto porta, gran recupero di Pezzullo e calcio d'angolo vicino al 2-0 lo Yokohama Lito. Tanto ci sono i cambi. Sette minuti al termine del match tra International Yokohama Lito, 1-0 per lo Yokohama Lito. Qui il calcio d'angolo è troppo alto, laterale per Feleppa che con le mani va da Matera, palla lunga, Lombardi allontana, Ascolesi di testa, Frank, perfetto, perde palla, Lombardi in aria, doppio passo, esagera, poi rimpallo, alla fine la palla arriva a Frank, Feleppa in avanti, D'Angelo chiude senza problemi, allarga poi per Spiezia e c'è fallo. Spiezia a battere questa punizione col destro, palla alta. Feleppa rischia, la recupera, palla per Matera, punta Lombardi, Matera allarga per perfetto, non un ottimo stop. Poi protegge Ciccariello, sale, palla sull'Ippiello, sbaglia lo stop, diventa un tocco di ritorno. Pezzullo, Matera, supera l'avversario, palla dentro per Feleppa, clamoroso, si tira addosso Feleppa, palla fuori. Perfetto, Matera prova a girarsi, altra finta, tocca per l'Ippiello male, Rosano e Spiezia sulla sinistra ripartono, rientra, palla verso Ascolesi che poi la perde, Matera torna da Frank che gioca su Pezzullo, palla in avanti, l'Ippiello anticipato da D'Angelo, Donadoni a vuoto, D'Angelo sinistro fuori. Pezzullo, Ascione con controllo, Spiezia la spizza di testa, pallone per Capasso, anzi Lombardi, la perde, la laterale è sua però. Palla dentro! Laterale, arriva il cross, perfetto allontana, poi l'Ippiello, c'è Lombardi,
Palla lunga, ancora Ciccarillo di testa. Lippiello non evita la laterale. Lombardi con le mani. Palla lunga, troppo, c'è Frank che prova il lancio lungo verso Ascione. Lippiello, alla fine la palla arriva direttamente al portiere avversario Gardone. Lombardi, palla sulla fascia, doppio rimpallo, poi palla allargata su Spiezia, tacco, chiude Pezzullo che poi va da Lippiello. D'Angelo in gran chiusura, poi prova il lancio lungo, Ciccarillo in laterale. Lombardi con le mani, occhio, tutto solo! Lombardi di testa, completamente dimenticato dalla difesa dell'International, 2-0. È un raddoppio che molto probabilmente vuol dire 3 punti e salire a 10 in classifica per lo Yoga Malito. Tutto è possibile, adesso però sembra davvero difficile poter recuperare 2 gol per l'International. Pezzullo, arriva il pallone lungo di Perfetto, Rosano ancora Perfetto, punta, supera un avversario, palla in avanti, è laterale per l'International. Testa di Pezzullo, palla dentro, Ascione, poi Mattera a vuoto, ancora Mattera, si gira, palla alta. Il lancio così e così di Cardone con Ascione, che però non riesce a controllare bene, recupera poi. Palla in avanti, recuperata da Leva, allarga per Lombardi, di prima dentro per Ascolesi, palla troppo lunga. Frank allarga per Pezzullo, passa su Spiezia, poi ancora Pezzullo, palla dentro per Ascione, 1-2, non si chiude bene e poi c'è fallo di Pezzullo. Palla lunga di Spiezia direttamente in porta, ma alta. Frank, Mattera, Perfetto, 1-2, Mattera, passa su Lombardi, poi arriva anche l'altro Lombardi che chiude e poi non riesce a guadagnare in fondo, alla fine sì. Ascolesi, non arriva, palla che arriva, Spiezia col sinistro, troppo lento. Frank lungo verso Lippiello che la fa rimbalzare e non arriva più perché esce anche Cardone. E quindi con le mani Pezzullo, Ascione controlla, Pezzullo punta, non supera, Rosano laterale ancora per Pezzullo, in mezzo testa di Mattera, poi Lombardi allontana, Ciccarillo con la mano, già battuto la punizione, Ascolesi contro Ciccarillo, tunnel e poi punta anche l'altro Ciccarillo, palla dentro, non ci arriva Leva, arriva il fischio finale, vince lo Yoga Malito 2-0 sull'International, altra sconfitta, la terza consecutiva per la squadra di Ciccarillo. Yoga Malito che sale a 10 punti. Allora, fine match tra International e Yoga Malito, vince il Yoga Malito, partiamo da Ciccarillo, terza sconfitta per voi di fila. 2 vittorie in campionato, che era iniziato molto bene, poi adesso è un momento un po' di salita. Sì, un momento un po' di salita, sicuramente c'è tanto dispiacere perché comunque noi ci crediamo sempre fino alla fine, tutti ci impegniamo, però bisogna rimanere concentrati perché non basta stare solamente 40 minuti concentrati a rincorrere il pallone, ma bisogna anche guardare poi gli uomini. 10 minuti sono stati fondamentali, credo. Cos'è allora che deve cambiare secondo te, secondo la tua visione, nella tua squadra? Ma secondo me maggiore concentrazione, maggiore tenacia, audacia e più voglia di vincere, perché una squadra che vuole vincere, a parer mio, combatte 50 minuti. Non è che è come se fosse un PC che poi si spegne la batteria e si interrompe tutto il sistema. Allora, grazie Ciccarillo, in bocca al lupo per il proseguo. Parliamo invece con Lombardi, segnato il gol del 2-0, il gol della sicurezza e della vittoria. Salite a 10 punti in classifica, insomma, prima esperienza dello Sbordone League, vi aspettavate questo percorso, vi aspettavate di meglio, di peggio? Come allora, sta noi siamo partiti con lo Sbordone Cup, calcio a 5, sì, dove siamo arrivati in semifinale, e siamo voluti salire di livello,
e quindi siamo di qua allo Sbordone League. E sinceramente ci stiamo trovando molto bene, stiamo giocando tutti quanti bene, siamo un gruppo unito, speriamo di andare avanti così. Oggi ho segnato il gol del 2-0, è stata diciamo la sicurezza della partita, però abbiamo giocato una buona partita, tranne il primo tempo finito sul pareggio 0-0. Secondo tempo, gli ultimi 10 minuti siamo stati più aggressivi di loro, abbiamo avuto più voglia di vincere e quindi l'abbiamo sbloccato. Allora, a chi dedichi il gol e la vittoria? Il gol lo dedico sempre alla squadra, tutta la squadra, e speriamo che riusciamo ad arrivare fino in fondo. Allora, grazie anche a Lombardi, in bocca al lupo. Grazie.